Carissimi, abbiamo ascoltato il testo del Padre Nostro, una preghiera che conosciamo piuttosto bene, ma una preghiera che incredibilmente ha una struttura molto più elaborata di quanto non appaia a prima vista, nella sua semplicità. L'abbiamo imparata da bambini come una striscia di testo lineare che recitavamo dall'inizio alla fine. Pian pianino abbiamo cercato di capirne il significato nel corso degli anni. Il Padre Nostro è una preghiera costituita di 7 domande. Gesù ha insegnato quasi esclusivamente la preghiera di domanda. Quando ero giovane la preghiera di domanda veniva bistrattata, io non so perché, non era di moda, ma Gesù ci ha insegnato ben questa. E quando noi ci accingiamo ad avvicinarci a Dio, dobbiamo domandare il perdono. L'atto della confessione deve esprimere una domanda del cuore, quella del perdono. In questa preghiera di domanda, a me viene in mente il Padre Nostro come un libro. Due copertine e la costa. La costa è la domanda centrale, la quarta di 7. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. La cosa interessante è che la traduzione ufficiale della Chiesa, che è quella latina, del Padre Nostro, la scritta San Girolamo, è stata rivisitata ai tempi di Giovanni Paolo II ed è rimasta la stessa. Dacci oggi il nostro pane soprasostanziale. Come per dire, il centro di tutte le domande è l'Eucaristia. È lì il fuoco della nostra vita. Per noi sacerdoti è importante. Veramente l'Eucaristia è il centro della mia vita? Il centro psicologico, affettivo, spirituale, pastorale. Il centro pastorale della mia vita. Dacci oggi il nostro pane soprasostanziale. I dettagli esegetici, se qualcuno è interessato, poi glieli dico, li lascio perdere. Questa domanda è incorniciata da altre due domande sulle quali voglio soffermare la vostra attenzione. Sono le due domande vicine, la terza e la quinta, che hanno una struttura simile, hanno tutte e due un os, un come. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Copertina, costa, controcopertina, copertina di seconda di copertina, copertina di dietro. Le prime tre domande riguardano Dio. Le altre tre domande riguardano noi. La domanda, quella vicino al centro, che riguarda Dio, è sia fatta la tua volontà. Dicevo, è l'opposto di quello che ci verrebbe spontaneo, vi dicevo stamattina, no? Tendiamo a chiedere, Signore, fa quello che ti dico io, e Lui ci insegna a pregare, Signore, fa quello che tu desideri. È come dovrebbero andare le cose. Quella che riguarda noi è rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. La volontà di Dio, quando non viene fatta in qualche modo, produce dei rotti che sono l'oggetto della confessione. Ed è tutto quello che non va, che è tanto purtroppo. Qualche volta abbiamo quasi la sensazione che sia più di quello che va. La cosa interessante è che nonostante questo il piano di Dio va avanti imperterrito, non lo riusciamo a scalfire di un millimetro.
e però passa da questo passaggio redentivo, il perdono. Quello dell'Eucaristia ci ripresenta il grande perdono di Dio e sintetizza in sé il confluire tra la volontà di Dio che deve essere fatta e il fatto che invece sbagliamo. E lo sbaglio viene rivalutato attraverso un atto redentivo che è il perdono, che troviamo realizzato nell'Eucaristia, riproposto, ripresentato continuamente, quotidianamente nell'Eucaristia. Però ci chiede un passaggio molto concreto. Vedete l'Eucaristia, il sacerdozio di Cristo, come va nella vita di tutti i giorni, scappa via fuori dal Tempio, dalle chiese, e si infila nella vita di tutti i giorni. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Talvolta, purtroppo, recitando il Padre Nostro, diciamo: Signore, per favore, vedi come io perdono a questo mio fratello, non lo sopporto, non lo posso vedere. Ecco, perdona anche tu a me così. Il perdono di Dio è legato al perdono ai fratelli. Non è intimistica la confessione. Proprio per sua natura, come la preghiera che ci insegna Gesù, ci lancia nel perdono ai fratelli. Non chiediamo soltanto il grande perdono di Cristo della croce, ma diventiamo il perdono di Cristo. Ed è in questo perdono che noi facciamo conoscere le sorprese di Dio ai nostri fratelli e scopriamo anche le sorprese di Dio attraverso il perdono che diamo. Ecco, volevo lasciarvi questi spunti per aiutarvi in questo atto bellissimo che è la riconciliazione. Vi ricordo soltanto questo, che Gesù ha voluto racchiudere il triduo pasquale con l'istituzione di due sacramenti che si ripetono, che sono come le due gambe del cristiano, l'Eucaristia e la riconciliazione. Ma contrariamente al sentimento popolare, l'Eucaristia, che bello Gesù in me, la confessione, mamma mia, andare a dire i peccati a un essere umano, che fanno dell'Eucaristia il sacramento della tenerezza e della confessione il sacramento un po' rude, aspro e fastidioso, è il contrario esatto. L'Eucaristia è il sacramento con il quale chiediamo la forza di affrontare in spirito di offerta amorosa il quotidiano difficile che ci attende, istituito il giovedì sera. La riconciliazione è il sacramento della risurrezione, sono uomo nuovo, attraverso di essa divento nuovo. Io ricordo in seminario, quando facevamo la liturgia penitenziale di comunità, sentivo un'aria di primavera nella nostra comunità bellissima, si sentiva il profumo della primavera di Cristo. Facciamoci rinnovare dal Signore, lasciamoci riconciliare con Dio. Buona celebrazione.